In questi giorni io sto con il Papa. Mi sembra un Papa coraggioso. E non perché vi dice di non essere prudenti. Io dico a tutti voi, e lo dico io che sono stato visto come una minaccia per la salute dei cittadini, è giusto che stiate in casa, è giusto che abbiate prudenza. Ma non capisco perché vi è consentito fare mille cose. Andare ai supermercati, prendere qualunque cosa vi serva, andare in qualunque luogo dove l'utile è più importante, quindi andare perfino a comprare sigarette, quindi prendere il veleno che porta al cancro e non possiate andare in chiesa. Ecco, io questo non lo capirò mai. Il Papa difende i valori dello spirito. Ma non è contro la vita, è per la vita. E probabilmente si dice, ma perché è consentito fare alcune cose e bisogna immaginare invece, come qualcuno gli ha detto, ritenendo di avere più autorità di lui, sono sicuro che Dio vuole che tutti preghino a casa. Cioè, qualcuno sa quello che vuole Dio e non è il Papa. Il Papa quindi è incosciente, il Papa quindi vi vuole mettere in pericolo, il Papa quindi vuole mettervi in condizioni per cui voi dobbiate ammalarvi. Io non credo questo. Ecco, lo dico con assoluta serenità. E dico anche per quello che riguarda lo Stato, da una parte il Papa che dice cose assolutamente condivisibili, dall'altra parte Boris Johnson. Perché l'Inghilterra non si appresta a fare come tutta quell'Europa che seguendo l'Italia chiude tutto? Per una malattia che è contagiosa, certamente, che può contagiare 60-70% dei cittadini e quindi anche degli europei, ma che non porta alla morte. Allora è certo che è meglio evitarla se c'è un piccolo rischio, ma in ogni malattia c'è un piccolo rischio. E quel piccolo rischio è sempre più stretto, come ci spiega l'Istituto Superiore della Sanità, nel senso che non dà numeri enormi, non ci sono migliaia di morti, ci sono unità di morti. Ma anche questa è un'altra considerazione su cui chiunque di voi può dire, ma io non mi fido, quindi mi fido solo di quelli che mi dicono, stai chiuso in casa, mettiti una maschera, mettiti uno scafandro e non vedere nessuno. Ebbene, ma l'Inghilterra non è un paese che ha medici? Quando Boris Johnson parla, evidentemente ascolta la voce di un comitato, di un istituto superiore della sanità, che gli ha detto quello che vi sto dicendo io da giorni, che il morbo è contagioso ma non è mortale. E quindi non bisogna creare delle barriere impossibili per impedirne la diffusione, come non si creano barriere impossibili alla diffusione di altre malattie, come l'alcolismo, che porta alla morte e come il fumo che porta al cancro dei polmoni. Quindi evidentemente c'è un margine in cui la società si assume un rischio. Tutto questo non va detto perché voi dovete difendervi fino alla morte, e cioè per evitare la morte, e vi capisco perfettamente. Ma perché Boris Johnson ha preso una posizione diversa? Perché un politico di una grande nazione, consultandosi con gli scienziati, ha trovato o scelto una strada opposta alla nostra. Ecco, io mi chiedo, se dovesse aver ragione Boris Johnson, quando l'economia dell'Inghilterra, oggi fuori dall'Europa, sarà ancora in perfetta forma e noi saremo completamente abbattuti, probabilmente qualcuno penserà che è stato un errore scegliere la voce di una teocrazia, possiamo dire oggi, della scienza, di alcuni scienziati, quelli che prendono il posto di Dio. Non abbiamo più il Papa, abbiamo alcuni scienziati che sanno più del Papa e quindi ordinano ai governi e ordinano anche ai fedeli. Ecco, questo a me pare assolutamente intollerabile. Ora, la prudenza è giusta per chiunque, ma non capisco quale possa essere il pericolo in una grande chiesa. Le chiese sono spazi enormi per alcune persone che entrano e pregano e fanno anche la comunione. Rispetto a un supermercato o una tabaccheria o a qualunque luogo dove si può andare stando a 1 metro di distanza. Non riesco a capire perché quel metro valga per le cose terrene e, per non, le cose, e non per le cose celesti. Ecco, io vi chiedo allora perché il Papa e Boris Johnson abbiano inteso
dall'ascolto a voci di scienziati che dicono una verità diversa da quella che sembra la verità di Dio, ma non è la verità di Dio. Quegli scienziati che oggi dicono che le preghiere si possono fare da casa e che Dio, sono sicuro che Dio vuole che tutti preghino a casa. Mi pare un atto di superbia così straordinario che non riesco a capire come possa uscire dalla mente di uno scienziato. Allora dicano gli scienziati che Dio non esiste, che tutti voi che state in casa non avete fiducia o non credete in Dio. Dio non c'è più, Dio è morto.